Buongiorno, oggi cuciniamo ossobuco con le prugne. Passiamo a farsi vedere prima la carne. Qua ce l'ho 2 kg di carne di ossobuco, ce l'ho 4 cipolle rosse, queste bianche rosse uguali, un po' di prezzemolo. Aglio, io ce l'ho qua 6, ma sono piccoline, si può mettere solo 3 se sono un po' grossi. Ce l'ho zafferano, che lo mettiamo alla fine. Ce l'ho il sale, curcuma, zenzero, pepe e l'acqua calda per il brodo. Qua le prugne secche, poi lo cuciniamo a parte. Qua un po' di mandorle che io le friggio, che è già sbocciate, sono per decorazione, un po' di semi di sesamo. Iniziamo con la padella. Mettiamo un po' d'olio. La padella si può cucinare in padella, in pentola, e al Marocco lo cucinano anche in tagine, ma oggi lo metto in padella. E poi lo serviamo in tagine. Mettiamo la carne. Io ho messo per 6 persone e poi ognuno mette quanto sono a casa. Qua ci sono 2 kg. Un po' di sale, po' di curcuma. Poi tagliamo le cipolle. Adesso metto le cipolle dentro. Alla fine ho messo solo 2 perché sono grossi. Non ho messo 3. Metto anche l'aglio. Prezzemolo lo lasciamo fino al finale, che le vuoi fare tagliare la fai, io lo metto senza tagliare. Adesso lo lasciamo rosolare per 5 minuti. Giriamo. Aggiungiamo i ingredienti e poi li lasciamo per 5 minuti. Mettiamo zenzero, un cucchiaio e mezzo.
Mettiamo un po' di pepe, sono mezzo cucchiaio, anche meno, Cucchiaino. cucchiaino, e le lasciamo rosolare per 5 minuti. Qua il nostro piatto sta rosolando. Questa cipolla io l'ho tagliata così, perché quando si rosola le cipolle non si vedono più, già sciolti. Lo aggiungo tutta, così abbiamo messo tutti e tre. Aggiungiamo il prezzemolo e mettiamo un po' d'acqua calda e la mettiamo su nei fianchi così. E poi lo lasciamo cucinare, lo copriamo e poi lo guardiamo in 20 minuti. Se manca il brodo aggiungiamo un po' fino a quanto cotto. Il nostro subuki è quasi pronto, mettiamo zafferano. Così lascia un buon gusto al finale. E adesso cominciamo a cucinare i pruni. I pruni li ho già lavati. Li metto qua. Accendo. Metto un po' di burro, mezzo cucchiaio. Un granchio di melo e un po' di cannella, metà cucchiaino, metto anche un cucchiaio di miele, perché questo piatto tiene tra dolci e salato. I pruni sono dolci. Uno può mettere anche zucchero, ma io preferisco il miele, e metto mezzo bicchiere d'acqua. Poi li lasciamo cucinare, lo copriamo e possiamo aggiungersi anche un po' di brodo di là se non ancora cotti. Lo tocchiamo, quanto sono morbidi, spegniamo. Lo lasciamo qua per una ventina di minuti o 15 minuti. Il nostro subuco è pronto, adesso spegniamo e serviamo. Mettiamo qua. Questo è un tagine, ma solo da servire, non per cucinare. Mettiamo qua, sola. Questo è un piatto che si fa al Marocco in feste di matrimonio, un piatto di feste, e si fa anche per ospiti. Infatti oggi lo faccio per ospiti. È molto buono. Per decorazione uno può mettere tutto quello che vuoi. Io metto un po' di mandorle, che io l'ho tostate, un po' di uova bollite, mettiamo anche il sugo. Avete visto il gusto del sugo com'è?
Mettiamo le prugne, che sono pronte. Qualcuno le tengo per decorazione, potete mettere tutti insieme di sesamo o solo qualcuna. Leggero. Questo seme di sesamo io l'ho passato in padella e l'ho dato un po' di croccante. Poi il seme di sesamo fa anche bene. Mettiamo le mandorle. Sicuramente buon uovo perché sono contadini questi, freschi. Il nostro piatto è pronto. Buon appetito. Spero che piace e se piace iscriviti al canale.